Questa mattina il sindaco di La Terza, Franco Frigiola, insieme a tutta l'amministrazione e i dipendenti comunali hanno ricevuto ed elogiato nella casa comunale il neo assessore al turismo, sviluppo e impresa turistica Gianfranco Lopane. Un ruolo importante, quello ricoperto ora da Lopane, che sicuramente, vista l'esperienza politica maturata negli anni, andrà sicuramente a giovare l'intera Puglia. Un incarico impegnativo in una fase importante, la pandemia ha toccato enormemente anche l'impresa turistica. Il nostro obiettivo è quello di cercare di approfittare della riduzione dei contagi, della fine di questa pandemia per rilavorare sull'attrattività del sistema turistico pugliese. La Puglia è una regione che sta sul mercato internazionale già in maniera molto importante, un settore nevralgico per la nostra economia, che diciamo, riesce a cogliere flussi non solo interni ma anche internazionali sempre più significativi. È di questi giorni la notizia di numerosi investimenti in Puglia in questo settore, significato il fatto che in questi anni si è lavorato bene, il lavoro del Dipartimento, il lavoro delle agenzie come Puglia Promozione è stato davvero significativo. Noi continueremo in questo solco cercando di superare questa crisi pandemica con le difficoltà che ha comportato per il settore, per gli operatori, e partiremo proprio da una campagna di ascolto e di confronto con gli operatori. Il turismo si fa sicuramente con una direzione strategica, ma si fa lavorando fianco a fianco con gli operatori, con i territori, con chi è investito in questo settore, con i sindaci, con le guide turistiche, con le agenzie di viaggio. Ecco, sarà un lavoro sinergico che passerà anche da diciamo, momenti significativi. Penso per esempio a come la Puglia saprà promuoversi a Dubai, penso alla BIT di Milano di aprile, penso alla stessa BTM che si svolgerà quest'anno a Taranto. Saranno tutti appuntamenti importanti ai quali affiancheremo sicuramente nei prossimi giorni un tour per i territori ad ascoltare quelle che sono state le criticità legate dalla pandemia, ma soprattutto le grandi opportunità che possono venire in vista della prossima stagione, che speriamo possa partire già da subito approfittando di questo calo dei contagi da Covid-19. Quindi diciamo, grande speranza, grande possibilità di lavorare bene, di continuare a fare della Puglia quella bellissima regione che molti ci invidiano. Questa mattina è una mattinata speciale per La Terza, per il nostro ente, per il comune, avere l'onore di ospitare nella casa comunale di cui già Gianfranco Lopane è stato sindaco, e quindi la sua stanza, la sua casa è stato un grande onore e piacere, ma soprattutto ecco, c'è stato un momento anche di non solo di accoglienza che ci ha onorato tantissimo, è stato accolto dall'amministrazione, dai funzionari, ma abbiamo avuto anche un momento di confronto, di pianificazione in virtù di quello che può essere una collaborazione futura, una collaborazione che è futura ma che parte già dal passato. La presenza del consigliere regionale qui nella casa comunale è sintomatica del fatto che c'è una sorta di continuità anche progettuale, una continuità che si estende, che parte dall'ente comune e che si estende alla regione. Io sono certo, per le capacità del nostro assessore Gianfranco Lopane, che avremo dei risvolti positivi non solo per la nostra città ma per tutta la comunità pugliese. Il mio e il nostro in bocca al lupo all'assessore per tutto quello che già sta facendo dai primi giorni di assessorato e quelle che sono nelle more della sua visione di quello che potrà fare nell'ambito del turismo, anche perché questa collaborazione diventa essenziale per la città di La Terza, che ormai è vocata al turismo, che sta facendo anche le sue battaglie contro il deposito unico delle scorie nucleari, quindi una battaglia che sarà affrontata insieme, quindi una spalla eccezionale per la nostra città. Bene, un grande in bocca al lupo all'assessore Gianfranco Lopane, con l'auspicio che la sua azione, il suo impegno sicuramente porterà frutti, ripeto, non solo alla Terza ma in tutto il territorio regionale. In una sinergia che non può che far bene a tutti noi, ma
ma soprattutto i nostri figli. E quindi quando si pensa ai figli, poi anche le grandi imprese vengono più facili, perché si pensa alle prossime generazioni. Quindi grazie a tutti voi.